secondo me sarà un Natale normale come gli altri Natali, chiaramente con un certo nostalgia, perché sai, pensare a un Natale nella casa tua come la vivi prima del terremoto, c'è questa mancanza proprio di appartenenza a una struttura che è tua. Le famiglie sono genuine, sono le classiche famiglie italiane, quindi si rincontreranno insieme, si pregherà in chiesa e poi avremo gli incontri nelle famiglie con i figli, si ricongiungono. Qui forse sarà un po' per alcuni di loro al contrario, perché prima in questi borghi venivano dalle città per celebrare il Natale nei borghi. Siccome le case sono piccole, molti di loro andranno nelle città a trovare i figli a celebrare il Natale, quindi si è persa un po' questa tradizione bella. Gesù dice che se lasciate tutto avrete 100 volte in padri, madri, e possiamo dire che abbiamo tanti papà, tante mamme qua che ci vogliono bene. Io credo molto nel discorso evangelico della condivisione, e si possono vivere situazioni di disagio con la condivisione, quindi vivere insieme come punto d'inizio, ma anche come un punto forza, incoraggiarci insieme, vivere insieme, non sentirsi soli nonostante le difficoltà. Poi le difficoltà vengono e vanno, ma noi rimaniamo. Il simbolo del paese è la campana, che chiama la gente in chiesa a pregare, ma non soltanto quello. Prima scandiva le ore del giorno la campana, quindi la campana significa che c'è qualcuno che chiama, che non sei solo. Se c'è un avvenimento si chiamano le campane. Abbiamo perso il valore di questi segni, però venendo in questi posti ti rendi conto quanto è importante il segno di appartenenza. L'unica cosa brutta di queste strutture abitative di emergenza è che a livellato sono tutti uguali, gli stessi mobili, le stesse case, il stesso progetto, quindi manca quella parte di appartenenza, questa è casa mia, l'ho costruita come piace a me. La prima cosa che Francesco farebbe con loro è stare con loro, pregare con loro, piangere con loro, lavorare con loro. In fondo il messaggio di Francesco è un messaggio semplice.